Buonasera e bentornati a una nuova puntata di Buonasera. Municipio X. Anche questa sera nuovamente mascherati, così siamo in linea. E con noi Sonia Costa di Elianto Editore. Buonasera, Salve, Sonia. buonasera. Sonia è un'editrice molto giovane che ci racconta oggi la sua esperienza personale, quella di Elianto Editore, appunto. Ok, bene. Elianto nasce nel 2019, quindi è un anno e mezzo fa. E diciamo che è stata la meta di tutto un percorso che io ho fatto in ambito editoriale, iniziando in realtà come autrice di poesie, subito dopo come editor per privati e per case editrici, e da lì insomma è nata la passione proprio per il mondo editoriale e per la correzione dei libri, ma in realtà anche per la grafica. E, ecco, lì ho sviluppato questo amore, anche l'amore per il rapporto empatico che si sviluppava con gli autori, insomma, tutto quello che c'era nel retro di una casa editrice. Soltanto che ad un certo punto mi sono ritrovata anche a collaborare per case editrici delle quali non condividevo l'etica. Parlo nella fattispecie di case editrici a pagamento, quindi che insomma non vedevano tanto l'autore come un qualcosa, come una persona, come un talento sul quale investire, ma come un qualcosa da cui trarre soltanto guadagni. E quindi, per quanto io amassi il mio lavoro, poi ho deciso di mollare quella strada lì, insomma, quel lavoro lì presso le case editrici, di fondarne una mia secondo la mia personale etica. Quindi una casa editrice indipendente, non a pagamento e per autori emergenti. Quindi lontana, ecco, da tutti quegli escamotage che di solito sfruttano le case editrici per avere un tornaconto più semplice, quindi non lo so, collane sui libri già pubblicati con i diritti d'autore in disuso o quant'altro. Io volevo soltanto lavorare per gli emergenti e da Ok, quindi per lì. chi ci ascolta e per chi ci segue è importante capire che spesso appunto quanto segue, quanto facciamo è strettamente legato alla nostra vicenda personale. Sì, Nel tuo esatto. caso la tua esperienza lavorativa ti ha fatto comprendere l'importanza poi dell'autore, cioè della Sì, figura, di modo esatto. di approcciarti diverso ed è per Sì. questo che appunto Elianto è una casa editrice indipendente, non a pagamento, attenta ad autori emergenti e non ha neanche l'obbligo di acquisto, No, non quindi. ha neanche l'obbligo d'acquisto, è totalmente, totalmente non a pagamento. È veramente quindi una sfida da questo punto di vista qua, considerando che comunque già il mondo editoriale è veramente, veramente una selva. Io in parte posso anche comprendere il perché alcune case editrici scelgano di far acquistare copie oppure di farsi pagare, soltanto che non lo condivido. Quindi questa è la grande differenza. Io volevo fare qualcosa di diverso, consapevole di tutte le difficoltà, insomma, di fare una cosa del genere. Quindi ecco, poi ho cercato di attuare anche delle strategie per Esatto, riuscire in. anche perché ci sono delle modalità per cercare di vincere un po' le difficoltà del mondo. Tu da Certo. esperta sei riuscita a Sì, trovare qualche no, stratagemma? certo. Ad esempio, chiaramente il problema maggiore di quando tu hai a che fare soltanto con autori emergenti è far acquistare i tuoi libri, perché di solito si sa, comunque i lettori sono attratti da cose già note, quindi nomi conosciuti, oppure dalle copertine, da un particolare titolo con cui si crea una sorta di imprinting. E di fatto questo è il motivo per il quale io, no, nel momento in cui ho creato poi il logo e tutto l'impianto anche grafico della casa editrice, ho pensato a qualcosa che fosse, ecco, che desse nell'occhio in qualche modo. E anche guardando i miei libri comunque si nota che c'è tutto un apparato paratestuale molto curato, specifico. Ad esempio la copertina che io utilizzo è una copertina particolare perché è una carta acquerellabile. Sì, intanto mostro i Sì, particolari dei sì. libri che poi potremo vedere in grafica direttamente. Sì. Quindi ci fermiamo un attimo su cos'è questa copertina, Sì. così cerchiamo di mandare un messaggio nuovo, Sì. ecco. Allora, innanzitutto le grafiche che io creo, perché ecco, comunque io faccio da editrice, da editor e da grafica, quindi da queste grafiche che creo, lo stile è quello del bozzetto a china, anche perché l'idea del bozzetto rimanda anche a un qualcosa di esordiente, di emergente, Sì. quindi anche un po' per questo. E Qualcosa in poi divenire, di che sta divenire, esatto, e crescendo. poi perché si distingue molto dalle copertine solite, più pop, che sono o di tipo fotografico o comunque ad oggi va molto, non so, il disegno a campitura piatta con colori sgargianti. Io volevo creare qualcosa di diverso, quindi per questo il bozzetto a china, e poi anche perché, appunto, come dicevo, il supporto cartaceo è in questa carta spessa con le vergature in rilievo verticali, che serve per
per essere dipinta. Tant'è vero che i miei autori o anche io spesso nel momento della vendita diretta ad un altro, ecco, loro magari o dipingono per personalizzare la copertina, oppure sono gli stessi lettori che si possono dilettare, insomma, a dipingere su queste copertine, quindi colorare questi bozzetti. Sì, diventa poi un'idea di un libro realmente personale, sì. Quindi cercare di colpire un certo target di lettori con un occhio anche non solo al contenuto, ma anche alla copertina, sì, in questo caso. Ma anche a recuperare il libro come oggetto, esatto, bello. Ecco, io sono un'appassionata di, forse vado un po' controcorrente, ma sono un'appassionata del cartaceo, dei libri, in quanto anche manufatto, prodotto. I libri sono belli anche da vedere, da toccare, da odorare, quindi c'è un recupero tattile anche del libro, quindi volevo proporre anche questa cosa qui. È un aspetto che in realtà noi di Wikipix cerchiamo di andare a toccare con, sì, i nostri ospiti, il fatto che in un mondo in cui comunque la vendita ha un peso molto importante, ci sono degli aspetti da non dimenticare, da recuperare, e la bellezza è uno di questi. Sì, assolutamente. E in un oggetto semplice come un libro, la bellezza ha un peso comunque molto importante, perché se tu puoi rendere questo libro un tuo oggetto personale, diventa poi anche un ricordo, diventa una sensazione, diventa poi una madeleine, insomma. Sì. No, ma assolutamente, io ho sempre avuto l'idea che, eccola, la letteratura in generale è la prova che una vita sola non ci basta, quindi anche il rapporto, quindi, che si crea con un libro in realtà è quello che si crea con un portare, con un qualcosa che ti fa andare oltre, quindi sì, il concetto della bellezza deve essere bello, ma il libro deve essere, è uno strumento anche di evasione, quindi non dico che debba essere un feticcio, però sì, comunque un qualcosa che tu tieni lì, che tu sai che c'è, è un portale verso altro, quindi lo devi toccare, lo devi custodire. Ecco, cosa che non si può fare magari con un ebook che resta, certo, comunque lì in aereo, quindi non lo puoi vedere. Sì, un modo, sì, di contrastare un po', anzi far riscoprire una sorta, certo, di abitudine al libro, sì, in un modo nuovo anche. Quindi, insomma, ci hai raccontato come nasce l'idea, quindi strettamente legata a una tua vicenda personale, ma mi chiedo, probabilmente ci stiamo chiedendo, un libro di una casa editrice indipendente, dove si trova? Come lo si può comprare? Come lo si può conoscere? Ok, allora, i libri miei sono acquistabili ovviamente online, e poi si trovano anche presso le librerie di catena, e quindi sì, quindi sia nel web che fisicamente. Diciamo che chiaramente il momento più difficile è proprio quello del far stabilire un libro all'interno di una libreria. Comunque quella è stata la difficoltà maggiore che in realtà ho avuto nel momento della creazione della casa editrice, cioè quindi cercare di inserire i miei libri all'interno degli scaffali. Ovviamente c'era comunque sempre un po' di diffidenza iniziale, soprattutto da parte dei librai, soprattutto che nel momento in cui dovevano entrare in contatto con me, perché chiaramente in affari con me, anzi. Quindi diciamo che i dialoghi si riducevano a una sorta di intervista su chi ero, quanti anni avevo, se c'era comunque qualcuno alle mie spalle a supportarmi o quant'altro. Quindi era una grossa difficoltà. Poi, razionalizzando il tutto, ho capito che magari per vincere questa scommessa qui dovevo partire dalle librerie presso i domicili degli autori, perché là sì, il libraio non si sarebbe interessato magari della casa editrice in sé, ma all'acquisto di quel libro, perché magari sapeva che lì poteva avere un bacino d'utenza utile e quindi persone che potevano acquistare questi libri qui. Quindi ad esempio nel caso di Sposatori di Masse ti, sì, sei collocata per una... Sì, l'autore è napoletano, okay, e quindi oltretutto il romanzo è di stampo autobiografico, quindi parla proprio della movida napoletana notturna, delle discoteche, anche un po' un libro denuncia su questo mondo della movida napoletana. Quindi chiaramente ho pensato, anziché insomma andare a contattare la libreria di Milano per inserire il libro come primo step, la prima cosa che faccio è contattare le librerie presso il domicilio dell'autore. Chiaramente sono più invogliata a comprare questo libro, perché pensano, ok, può passare una persona che magari conosce l'autore, legge il nome, quindi, esatto, ritorniamo alla questione del che le persone comprano quando conoscono, quando attratte, quindi da lì, e a poco fortunatamente sono riuscita ad inserirmi nei grossi circuiti librari e da lì poi, ecco, sì, a scendere. Noi siamo partiti da un libro in particolare, di quelli appunto da te, sì, prodotti,
però semplicemente per portare l'idea di questo esempio. Poi possiamo vedere in particolare sia sul sito che sulle pagine Instagram sì. gli altri libri pubblicati, però appunto ci fa capire quelle che sono le difficoltà di un editore che deve approcciarsi a un mondo ad oggi molto legato già alle grandi catene, comunque a un passaggio anche di parole, di attrazione da parte del pubblico verso elementi noti, quindi nomi noti, copertine sì. di un certo tipo. Però un'altra, insomma, una cosa particolare, perché chi sentisse parlare di casa editrice indipendente, attenta agli autori emergenti, mi viene da chiedere come vengono scelti gli autori? Qual è il rapporto dell'editore con l'autore? Ok, bene, allora chi nel momento, chiaramente chi vuole pubblicare con me deve scrivere alla mail, ovviamente classica, che trova all'interno del sito, all'interno dei social, che è redazione chiocciolaeliantoeditore.it. Da lì chiaramente io c'è lo spoiler, insomma, dei vari libri, si capisce subito se un libro va. Io su questo voglio essere pienamente sincera, molti insomma pensano che i tempi di lettura dei singoli manoscritti sono lunghi perché bisogna in realtà lo capisci subito quando un libro funziona, perché te ne accorgi dal dettato, perché comunque tutti i libri hanno sempre in allegato anche la sinossi, quindi già in realtà dalla sinossi tu capisci se una cosa è valida o meno, dalla sinossi capisci il contenuto, ma anche la maniera che ha l'autore di esporlo, quindi già capisci quali possono essere i suoi tratti idiosincratici, quali i suoi punti di forza, quelli di debolezza, dalla sinossi, che è importantissima e che deve essere scritta bene. Infatti questo lo dico per chiunque si vuole avvicinare a questo mondo qui, deve scrivere bene la sinossi. Poi si parte con la lettura e chiaramente non uno, due, tre capitoli ci si rende conto se una penna ti interessa o no. Chiaramente se io leggo il libro e dopo la seconda pagina mi sono annoiata di leggerlo, allora c'è qualcosa che non va. Se invece un libro mi rendo conto di essere arrivata alla 20ª, allora anche se ci sono degli errori di tipo formale, però mi ha catturato, mi ha fatto arrivare alla 20ª, alla 30ª pagina, significa che quel libro è valido. Quindi ecco, c'è una giusta compensazione tra il buon contenuto e la buona forma. Chiaramente il contenuto si può migliorare in fase di editing, così come soprattutto la forma. Quindi ecco, è sempre una questione di imprinting, ti deve prendere un libro, ti deve catturare, se non lo riesci a mollare significa che è il libro giusto. È quello giusto, che non sì. va abbandonato, sì, esatto, aiutarlo a emergere sì. appunto sempre. Se non lo molli significa che il talento c'è, il talento quando c'è lo riconosci, non c'è bisogno di inventarlo, quindi è facile. Sì, è sicuramente anche un aspetto peculiare, interessante di una casa editrice attenta ad autori emergenti, sì. questo che un po' hai la gioia anche dello scoprire figure nuove, nomi nuovi che ancora certo. nessun altro ha avuto modo di leggere e sì. conoscere. Certo. E hai una scelta particolare o comunque hai un'idea su quello che può essere il genere prevalente? Hai una scelta in questo senso oppure insomma? Allora, io la mia casa editrice quanto a genere è inclusiva, nel senso che non mi sono posta mai come discrimine un genere anziché un altro. Chiaramente io ho deciso di iniziare con il romanzo perché rappresenta un po', ecco, la letteratura tout court. Quando noi immaginiamo alla lettura pensiamo al romanzo. Chiaramente sono partita per questo motivo con il romanzo, perché è il genere più spendibile. Chiaramente declinato diversamente, abbiamo un giallo, La velocità del respiro, uno young adult che è Push You Away, oppure un libro di stampo autobiografico e di critica come Spostatori di masse, oppure un romanzo contemporaneo puro come Il sole nel buio. Quindi bisogna, anche la scelta del genere comunque va molto pensata, perché sì, ecco, io ho detto che voglio essere inclusiva perché il mio obiettivo è far emergere gli emergenti, appunto gli esordienti, però bisogna anche pensare insomma alla spendibilità del genere. Io chiaramente lavorando anche come freelance, come editor freelance, mi rendo conto che esistono dei generi che in ogni caso, anche se piacciono, vengono estromessi un po' dal circuito librario, dal circuito delle case editrici, no, non librario ma delle case editrici. Voi perché, ecco, una casa editrice si sofferma più su un genere, trova più spendibile un genere anziché un altro, perché sono gli stessi autori magari che portano avanti un genere che non vogliono entrare nel circuito delle case editrici perché magari tenderebbero ad edulcorare il loro testo o quant'altro. Questo l'ho scoperto, ecco,
anche lavorando come freelance, che mi ha aiutato tanto nella mia crescita personale, ma anche nelle mie scelte da editrice. Sicuramente. E credi, vista la tua esperienza, che lo scegliere una casa editrice indipendente possa dare più spazio all'autore in questo senso? Cioè che si veda meno trattato il suo testo, che possa avere comunque una spendibilità diversa? Sicuramente sì, perché ecco, chiaramente non voglio tirare acqua al mio mulino, però è ovvio che quando si va da grossi nomi bisogna sottostare a determinate regole, è un dato di fatto questo, non lo dico io, lo si sa, perché ecco, ogni casa editrice ha la sua linea specifica editoriale, quindi io conosco tanti autori anche molto bravi che comunque scelgono appositamente le case editrici indipendenti proprio perché hanno a cuore il loro testo e non vogliono che questo venga in qualche modo sporcato da una determinata linea editoriale. Loro vogliono giustamente pubblicare il loro libro per quello che è, semmai potenziato, migliorato, però non cambiato. Quindi sì, di base le case editrici indipendenti hanno, mi sembra, un maggior rispetto per quello che è la testo, per quello che è la forma di un determinato testo, e tendono di meno a sovrapporsi a un autore, lasciando appunto il libro così com'è. Certo, noi abbiamo cercato di dare una panoramica, ecco, un occhio generale su quello che è il mondo dell'editoria indipendente, così anche da spiegare a chi ci sta seguendo quali possono essere gli iter, il modo di approcciarsi a un editore, quali possono essere anche i vantaggi di approcciarsi a un editore indipendente in questo caso, anche perché è un mondo vasto. Ad oggi, con l'era del digitale, si può essere sopraffatti, preoccupati di quello che è la riuscita del proprio libro, e avere a che fare con una persona fisica molto attenta alla figura dell'autore, al suo operato, sicuramente ha dei vantaggi anche in termini di sicurezza, di insomma, appoggio della propria persona. Sì, assolutamente sì. Infatti io con i miei autori, ad esempio, ho un rapporto veramente stupendo, non dico amicale, ma sì, in realtà sì, è così, con molti comunque ci... È così, perché comunque io lavorando, ecco, con la loro scrittura, comunque tu entri in contatto con la parte più intima di una persona, quindi per forza di cosa si crea empatia, comunque i libri sono anche un esercizio di empatia, tu, nel momento in cui vado a trattarli conosco la persona che è al di là, insomma, della penna, e si crea questo rapporto bello, e così è per tutti i miei autori. Poi, tra l'altro, io ho voluto impostare la mia casa editrice sul massimo della trasparenza, quindi loro sanno sempre tutto quello che io faccio, qual è la tiratura del loro libro, a chi è stato venduto. Io comunque dopo un tot di tempo, da contratto, lo metto per contratto, che io devo riportare loro tutto, cioè quanto ho stampato, cosa ho venduto, a chi l'ho venduto, come, con le percentuali e tutto. Quindi ecco, un po' per l'empatia che si crea comunque lavorando con i testi, un po' per il rispetto che si crea nel momento in cui c'è trasparenza massima dall'una e dall'altra parte, quindi sì, ne vado molto fiera del libro. Molto, molto interessante, sicuramente speriamo che chi ci sta guardando abbia magari un libro da proporti, giusto per capire anche qual è il mondo, appunto, un mondo più personale. Questo è secondo me, al giorno d'oggi, vista anche la situazione che stiamo vivendo, capire l'importanza del rapporto interpersonale ha un valore tutto nuovo. Vabbè, certo, poi il libro, ecco, veramente crea ponti tra le persone, come dicevo prima, è un esercizio di empatia, crea ponti, ecco, se si parla dello stare vicini ma distanti, cosa meglio di un libro veramente, che crea dei portali tra persona e persona. Allora Sonia, io ti ringrazio sicuramente per avere nuove informazioni. Noi lasciamo i tuoi contatti con Elianto Editore, ti si può trovare sui social, sul sito web, dove poi c'è appunto la possibilità di ritrovare tutti i contatti, quindi mail, e andare a indagare un po' quel tuo lavoro e saperne ancora di più. Quindi grazie ancora per la tua chiacchierata. Grazie. E noi alla prossima puntata.